tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di una maschera. Oggi volevo testare insieme a voi delle maschere in tessuto perché non le avevo mai provate. E ho voluto testare insieme a voi le maschere in tessuto di Orfica, le Timeless Anti-Aging Face Mask, che sono vendute in questo cartoncino qui, e all'interno ci sono delle bustine viola, di quelle che appunto vanno a aprirsi strappando qui. Quindi lascio appunto il, tra virgolette, buco per la bocca, per il naso e per i due occhi. Come vi ho già detto, perché l'ho già testata un'ora fa, come vi ho già detto, la maschera rimane molto fresca e io l'ho tenuta in posa per 30 minuti, in realtà si può tenere in posa dai 20 ai 30 minuti. È davvero super morbida, quando la mettete idrata davvero tantissimo e vi rende la pelle super super morbida, e quando la togliete avete questo effetto fresco ma non fastidioso, che mi piace un sacco. E anche la profumazione della maschera è molto delicata, è molto buona. Qui dicono che appunto la Timeless Face Mask di Prestore Complex ha appunto una formula molto intensa di idratazione, e soprattutto anche per le pellicine intorno al naso o comunque per tutte quelle zone molto molto secche. Come sapete, ho appena compiuto 24 anni, anche se non si direbbe, e quindi ho molto l'ansia delle rughette, ma in realtà con questa qui non mi verranno mai. Sono in quella fase in cui più che maschere anti-brufoli io utilizzerò le maschere anti-aging. Gli ingredienti sono comunque fatti apposta per tenere la pelle molto elastica, e l'ho trovata appunto una maschera davvero validissima e mi piace davvero un sacco. Non ho trovato ancora una maschera così. Io non ero abituata a utilizzare maschere in tessuto, ma le ho rivalutate. Per fortuna qui ne ho altre tre, io ne ho utilizzata una, quindi erano quattro. Scusate per la faccia, ma sono struccata appunto. Come vi ho detto prima, questa è la confezione, e andiamo a prendere una delle tante mascherine. Aprire bene la maschera e appunto adesso vado ad applicarla. Sto cercando appunto di applicarla. E davvero, mi è piaciuta davvero tantissimo. Ovviamente vi consiglio di non ascoltare solo la mia opinione, ma di andare su YouTube e cercare altre recensioni, ovviamente, oppure di vedere altri vlogger, youtuber, influencer che l'hanno provata. Basta andare sui profili social di Orfica, soprattutto su Instagram, comunque vi lascio qui sotto tutti i nick con i name di tutti i social, così potete trovarli più facilmente, e vedere chi li ha taggati, tutte le altre influencer barra youtuber che l'hanno taggati, e andare a leggere la loro recensione oppure a vedere la loro review, così sentite più campane. Questo perché come dico sempre, non è detto che il mio tipo di pelle sia il vostro o viceversa, e quindi è sempre meglio ascoltare più campane e soprattutto ascoltare campane da chi ha il vostro tipo di pelle. Io, come forse ho già detto mentre la provavo, ho la pelle mista, quindi non è né troppo grassa né troppo secca. Però se voi avete la pelle secca, sicuramente secondo me per voi andrà benissimo. Se avete la pelle grassa pure, perché non mi ha unto per niente, mi sono truccata dopo e non ho neanche lavato il viso, perché ero talmente idratata che l'ho utilizzata come crema idratante, diciamo. Vi consiglio appunto, se volete acquistare la Timeless Anti-Aging Face Mask di Orfica, o se volete anche solo andare a dare un'occhiata per tutte le informazioni, per tutti gli ingredienti, per tutte le cose che vi potrebbero interessare, di andare sul sito www.orfica.it e leggere appunto tutte le informazioni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!